Quindi leggiamo in 1 Corinzi capitolo 1, leggeremo dal verso 1 al verso 9. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santi e ai santificati in Gesù Cristo, chiamati ad essere santi, insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome di Gesù Cristo, loro Signore e nostro. Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io rendo continuamente grazie per voi al mio Dio, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e in ogni conoscenza, per la testimonianza di Cristo che è stata confermata tra voi. Così che non vi manca alcun dono mentre aspettate la manifestazione del Signor nostro Gesù Cristo, il quale vi confermerà fino alla fine, affinché siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. Fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Allora, dovete sapere qualcosa riguardo la chiesa a Corinto. Era una chiesa che aveva molti problemi. C'erano così tante cose che andavano male che Paolo deve scrivergli tutte le cose che servono per riportarli a quello che dovrebbero essere. E a me piace pensare che abbiamo una lettera nel Nuovo Testamento che parla dei problemi che i cristiani dovevano confrontare nella vita di tutti i giorni. Allora posso dirvi che non è inusuale per una chiesa avere problemi. Amen. E molte persone si lamentano delle cose che succedono nella chiesa e non fanno niente al riguardo. Ma non cercare di trovare una chiesa perfetta. E io vi do questa parola come pastore di questa chiesa: se voi trovate una chiesa perfetta, non entrate, perché sennò la rovinerete. Quando noi parliamo di chiesa, parliamo delle persone che ci sono e siamo tutti imperfetti. E qui a Kensington Temple noi vogliamo discepolare persone che sono imperfette, che hanno problemi e difficoltà, e noi cerchiamo di insegnargli la domenica con i messaggi, ma anche nelle cellule, dove noi vogliamo diventare sempre più simili a Gesù e quindi tutti stiamo crescendo. Quando noi guardiamo a tutti i problemi che questa chiesa aveva, penso che proprio possiamo vederlo in quello che dice in 1 Corinzi al capitolo 3. 1 Corinzi 3 nel verso 1 Paolo dice: Or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come a dei carnali, come a bambini in Cristo. Una delle tragedie della nostra era è che c'è troppo o troppi cristiani immaturi, bambini, carnali. E Paolo dice: io non posso neppure parlarvi come a degli uomini spirituali, perché siete così immaturi. E la maturità spirituale non dipende da quanti anni tu sei stato cristiano, perché puoi essere un cristiano per 10, 20, 30 anni ed essere molto immaturo. Ma io lo dico a tutti perché il nostro desiderio è di crescere in Cristo e maturare. Lascia che il 2013 sia l'anno in cui tu puoi dire: io cresco in Cristo. Fai che sia la tua visione. Ora, perché c'erano dei problemi? Allora, devo parlare un po' della società in cui loro vivevano. E in molti modi possiamo noi parlare alla società solamente di come noi ministriamo allora, come possiamo raggiungerli per Cristo. Ma quello che succedeva allora succede anche oggi, che il mondo entra nella Chiesa, che i valori, la moralità del mondo
entra dentro la chiesa e Paolo deve farlo uscire questo. E Corinto era una città. Una città che aveva una reputazione di essere gente molto immorale. Se quando si diceva quella volta tu sei come Corinti, significava che eri una persona immorale. E anche nella Corinto di Paolo c'erano quel tipo di spiritualità molto immorale. C'erano filosofie che invadevano la Chiesa, che le persone non riuscivano neppure a vedere che la risurrezione di Cristo Gesù era avvenuta, perché era contro la filosofia di quel tempo e Paolo doveva parlare in quelle situazioni e c'erano anche litigi, perché lì a Corinto tutti erano contro tutti. E succede anche oggi che questo spirito di litiga sta entrando proprio. Oggi devi fare attenzione che anche a casa tua, se qualcuno cade da una sedia, possono magari portarti davanti a un giudice. Ma i cristiani, vediamo che sta succedendo anche oggi, che si portano davanti a un tribunale gli uni con gli altri. E bisogna sempre accusare, sembra che ci sia questo spirito di accusa, ma io personalmente posso soffrire anche una mancanza contro di me per non portare un mio fratello in tribunale, perché c'è la disciplina nella Chiesa, quindi Paolo deve parlare contro questo spirito del mondo che è entrato nella Chiesa. Ci sono tante cose che Paolo deve confrontare in questa situazione e vedremo quello che lo Spirito Santo ci guida a guardare insieme. C'era prima di tutto questo spirito di divisione, di settarismo. Io sono di Paolo, io sono di Apollo. Qualcuno più spirituale diceva, oh, io sono di Gesù. E c'erano problemi di immoralità sessuale. C'erano problemi di compromesso sull'idolatria o se le donne dovevano mettersi il velo e c'era proprio questo modo di fare, che loro addirittura si ubriacavano durante la Santa Cena. Noi abbiamo la soluzione a questo, soluzione che ti diamo così poco e anche in quel poco non c'è alcol. Quindi è impossibile per te ubriacarti durante la nostra Santa Cena. Quindi noi abbiamo risolto quel problema. Ma tutto quel problema di carnalità che si manifestava durante il loro culto, queste persone erano salvate dal paganesimo. Un po' quello che noi vediamo oggi in Africa o in Asia, quando le persone vengono dall'adorazione di idoli e di altri spiriti, e molti che hanno ministrato in Africa sanno che quando bisogna portare una persona alla salvezza, bisogna poi insegnargli come lo Spirito Santo opera e come i demoni operano. E qui sembra che non gli importava di quale spirito loro profetizzavano. Segni, miracoli, tante operazioni, sono tutte meravigliose. Dice, oh, va tutto bene, ma Paolo dice no. Nessuno può dire che Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. E oggi vediamo tante persone non hanno ancora il discernimento di riconoscere tra un vero, genuino movimento di Dio e dalle manifestazioni invece che sono demoniache. Loro usavano doni spirituali, come ho menzionato prima, e addirittura rifiutavano la risurrezione di Cristo Gesù. Quindi c'erano molte cose che Paolo doveva confrontare. Come ho detto, il tema principale era quello di crescere, di uscire dalla carnalità, dall'immaturità. Voglio che voi cresciate, voglio che comprendiate le cose di Dio. Oggi potreste dire, vabbè, ma tutti quei problemi non si applicano a me. Ma il punto è questo, quanto vuoi crescere nel 2013? E
Guarda, io ti sto guardando. Lo so che tanti di voi dicono, ah, io ho fame, fame di conoscere più la Bibbia, ho fame di essere un leader, di essere coinvolto nell'evangelismo, nel raggiungere gli altri, nelle cellule, nel servire Dio. E io cercherò di frequentare più possibile la Chiesa in modo da poter prendere più possibile e così che posso crescere fino a dove Cristo Gesù ha preparato per me. Noi facciamo questo credendo e obbedendo alla parola, credendo e obbedendo alla parola. Impariamo anche come arrenderci allo Spirito Santo. Come possiamo vedere, il tema di questa mattina è nella presa, nella morsa della grazia. E io ho preso questo titolo da un libro perché mi piace molto questo titolo, La morsa della grazia. E quindi la morsa della grazia, che cosa significa? Che Dio ti ha preso nella sua grazia. E ti promette di non lasciarti mai andare, mai. Noi sappiamo che siamo salvati dalla grazia per mezzo della fede, ma Dio non solamente ci salva per grazia, ma Lui anche ci tiene, ci mantiene, ci sostiene con la grazia, così che noi siamo senza colpa fino alla fine benedetta. Fino a che Gesù Cristo ritorna. Uno dei miei eroi della fede è Watchman Nee. Alcuni dei suoi libri sono disponibili. Non sono magari d'accordo con tutto quello che dice, ma lui è uno dei miei eroi. Lui ha sofferto per la fede in Cina. E io sono entrato in contatto con un uomo. Ed è quello che mi ha sposato con Amanda. Ed è successo 30 anni fa, giusto? Ed è importante che io prenda la data giusta, nel 79. E quest'uomo ha lavorato con Watchman Nee in Cina, era un dottore, e mi ha raccontato molte storie di come Watchman Nee ha sofferto per la sua fede. E Watchman Nee racconta di come un giorno un nuovo convertito è andato da lui veramente rattristato perché diceva: tutto quello che io faccio mi sembra di non essere mai abbastanza fedele al Signore e io penso che sto perdendo la mia salvezza. E allora Watchman Nee, in maniera molto saggia, gli ha risposto: vedi quel cane? Quello è il mio cane. Il mio cane è addestrato molto bene, mi obbedisce sempre ed è una gioia per me. Ma in cucina, come vedi, c'è mio figlio e lui guarda quante cose combina e con il cibo, è piccolino, fa tutte quelle cose. Ma chi è l'erede? Ovviamente mio figlio, non il mio cane. E lui ha detto, tu eredi non per la tua perfezione, ma per la grazia di Dio nella tua vita. Per la grazia di Dio siete figli e figlie di Dio e lui non vi lascerà andare. Questi versi che abbiamo appena letto, la grazia è il tema principale. Primo Corinzi 1 verso 4, abbiamo letto. Io rendo continuamente grazia per voi al mio Dio a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Che bel modo di iniziare una lettera, soprattutto quando sa che ci sono delle cose molto forti che lui dovrà confrontare.
ma inizia con la grazia di Dio. Perché lui sa che senza la grazia di Dio non possiamo fare nulla, non siamo nulla, ma con la grazia di Dio possiamo superare ogni problema, ogni difficoltà, ogni maledizione di Satana che opera nella nostra vita per la grazia di Dio. Quindi Paolo dice: io ringrazio Dio per voi. Perché? Perché la grazia di Dio opera in voi. Io ho provato questo. Affermare sempre la grazia nella vita di qualcuno. Qualcuno è venuto da me per consiglio e sapevo quello che lui aveva fatto e sicuramente era vero quello che si diceva. Lui veramente ha fatto delle cose molto sbagliate. E come posso allora permettere io la grazia di Dio nella vita di questa persona? Pregavo. E gli ho detto: sai, io vedo la grazia di Dio nella tua vita. Lui ha detto: dove? Ho detto: no, io vedo Cristo in te. Lui ha detto: come? Ho detto: è semplice. Tu sei qua. E questa è la grazia di Dio che è in te, che dice: ci sono cose nella mia vita in cui ho sbagliato, veramente l'ho combinata grossa, però voglio Gesù. Voglio superare queste cose, ho bisogno del tuo aiuto. E questa è la grazia di Dio, perché se no, se non ci fosse la grazia di Dio nella tua vita, saresti là fuori, ti dimenticheresti della Chiesa e di tutte queste cose. E Paolo sa che tutte le cose che lui dirà nella lettera devono essere basate sulla grazia di Dio. E non c'è punto di guardare a qualcuno e dire: oh, tu ti devi pentire e puntargli il dito e metterli a terra e pensare che siamo santi. No, non è con lo sforzo umano, ma la grazia di Dio. Allora, dice, la grazia di Dio è stata data. Quindi è qualcosa che è fatto. Dio ha preso la tua vita ed è troppo tardi. È un affare fatto. Per il diavolo è troppo tardi. Diavolo, sei troppo tardi. Questa persona è salvata e ce la farà. La grazia di Dio sta operando nella sua vita, quindi diavolo, tu hai già perso. Quindi Paolo continua dicendo nei versi 8 e 9, il quale vi confermerà fino alla fine, affinché siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. Fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Vedete qua? Dio, per la sua grazia, ti ha preso nella morsa ed è un affare fatto. Tu sei salvo e ce la farai fino alla fine. Diamo lode a Dio. Ora, quando noi comprendiamo la grazia di Dio, non saremo così scioccati come potremmo essere quando vediamo come Paolo descrive queste persone. Descrive queste persone che sono, molti di loro almeno, sono in immoralità, sono ubriachi alla cena del Signore e tutte le altre cose che fanno. E lui scrive a loro dicendo: vi scrivo, credenti in Corinto, che siete santificati. Significa messi da parte e santi. E lui dice anche: voi siete santi, i santi di Dio. Egli sta chiamando santi, santificati. Certo, lui sta parlando della loro posizione in Cristo, non sta parlando del loro comportamento. Il loro comportamento non era santificato, ma la loro posizione in Cristo significava che loro erano già stati messi da parte per la grazia di Dio per Cristo Gesù. Erano i santi. Ed ecco come dobbiamo guardare gli uni agli altri e come devi guardare a te stesso. Non guardare a te stesso se non in Cristo. E tutto quello che tu fai per Gesù, lascia che scorra da chi sei in Lui. Non facciamo questo per essere accettati da Dio, ma viviamo per Dio perché siamo già stati accettati. E questo è il messaggio della grazia. È la forza motivante più grande che ci sia nella nostra vita, sapere che è un affare fatto, che Dio ci ha già messo da parte per Lui. E dov'è che Lui ci incontra in maniera pratica?
quando noi ci troviamo in combattimento. Ed è difficile spiegarlo questo, perché vivere per Dio non è solo sedersi e aspettare che Dio si faccia tutto. Noi dobbiamo cooperare con lo Spirito Santo, dobbiamo cercare Dio, dobbiamo allontanarci dai nostri peccati, dobbiamo edificare una vita pura. Noi siamo attivi in questo processo, ma succede solo per la grazia di Dio e per la potenza di Dio. E nella mia vita, anche voi vi potete identificare in questo, tu sai che quando passi la linea dallo spirito alla carne, da dipendere da Dio e le tue capacità, c'è questa sensazione di difficoltà dentro, di lottare con la tua forza invece che dipendere da Dio e nella potenza di Dio all'opera in noi. Ecco così come opera in maniera pratica. Non significa che l'assenza di difficoltà, di combattimento, non significa che tu non hai bisogno di passare tempo con Gesù, tanto non ci sono difficoltà, lasciamo solo che succeda. Quando tu sei irresponsabile, non significa che succede, perché tu devi cooperare con me, dice Dio. Ci vuole quindi disciplina. Dobbiamo essere persone morali, ma non nella nostra forza, ma dipendendo dalla potenza di Dio in noi. Paolo dice due volte che queste persone sono confermati nella grazia. E io voglio focalizzare su questo adesso. Due volte succede, prima nel verso 6, dove Paolo dice che la testimonianza di Cristo che è stata confermata tra voi, quindi nel verso 8 Paolo dice, il quale vi confermerà fino alla fine. E io voglio parlare di questo adesso. Questa parola conferma, che nelle nostre Bibbie è tradotta con conferma, significa qualcosa di radicato, qualcosa di sicuro, di stabile, di stabilito. Quindi quando Paolo dice che per la sua grazia vi ha confermato, vi ha stabilito, vi ha dato una sicurezza profonda nel vostro cuore. Ecco quello che abbiamo bisogno oggi. Persone che sono sicure della loro fede, che possono dire sì, io ho incontrato Cristo, Lui è reale, il Vangelo è la verità, la via di Dio è la giusta via e io sono convinto di questo. Come succede? Può accadere solo per lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti dà la sicurezza che Gesù Cristo è reale e che la parola di Dio è vera, e il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza. E quando tu sei convinto di questo, allora hai delle fondamenta da seguire, sulle quali costruire. Ed ecco perché noi passiamo molto tempo consolidando e stabilendo nuovi credenti nella fede. Così che, ad esempio, vivere liberi, questo programma di 10 settimane, dove non è solamente insegnamento, ma è anche discussione in piccoli gruppi, e c'è un manuale e si va avanti per 10 settimane, dopo questo le persone sono trasformate. E questo è preparato apposta per nuovi credenti che possono andare all'incontro ed essere liberati e poi sviluppare un nuovo modo di vivere per le prossime 10 settimane e poi ancora avanti. Ma la maggior parte delle persone che vengono a questi corsi sono anche non nuovi credenti, ma tutti quelli però che sono venuti a fare questo corso, aspettando Dio, cercando Dio e applicando la parola di Dio nella loro vita, sono stati trasformati. E fra poco inizieremo nella nostra chiesa questo corso, ma ricorda che questo è quello che noi vogliamo vedere. Che le persone siano forti in Cristo Gesù e convinte che possono rimanere fermi, fedeli, nonostante le oppressioni e l'influenza del nostro mondo di oggi. E questo significa essere confermati. Paolo dice,
of Christ was confirmed in you. What is he's talking about? He's talking about an experience. Lui sta parlando di un'esperienza con lo Spirito Santo. Questa è la prima cosa. Noi siamo una carismatica pentecostale. Pentecostale carismatica. Così come anche i Corinzi sembra fossero. Noi amiamo lo Spirito Santo. Allora ve lo dico di nuovo. Noi amiamo lo Spirito Santo. Ah, così va bene. Tutto quello che noi sappiamo di Gesù viene dallo Spirito Santo. Ecco perché dal pulpito e ogni giorno della nostra vita noi dobbiamo essere aperti allo Spirito Santo. Cosa vuoi fare nella mia vita, Spirito Santo? Cosa mi mostri di Gesù? Che doni vuoi manifestare nella mia vita? Quale parole mi darai oggi? Quale miracolo oggi potrà uscire dalla mia vita? Questa è una chiesa ripiena di Spirito Santo. Rainer Bonnke questa settimana sarà qua in questa chiesa e noi ci aspettiamo qualcosa. Allora, guardiamo a Efesini capitolo 1 al verso 13. È una scrittura importante. Dice: in lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Cosa significa questo? Significa quando tu vieni a Cristo, tu credi il messaggio della salvezza, del Vangelo, e metti tutta la tua fede in Cristo e sei un nato di nuovo, un credente. Lo Spirito Santo viene a vivere in te, ma non vive in maniera silenziosa, ma vuole manifestarsi. E la prima manifestazione dello Spirito nella vita di un credente, Paolo lo dice in Efesini 1:13, è il sigillare. Ancora oggi possiamo vedere certe volte certi sigilli. Con la cera una volta venivano sigillati. La cera è un marchio. E era un segno di sicurezza e di autenticità. Così eri sicuro che non fosse stato aperto. E Paolo dice: ecco cosa fa Dio. Ti mette un timbro, ti mette un sigillo, così che tu sai che Gesù Cristo vive in te, che hai una testimonianza della potenza dello Spirito Santo perché sei salvato. Tante persone oggi veramente non sono sicuri della loro salvezza. Alle volte vedo credenti, anche dei leader di cellula, che vengono davanti per un appello di salvezza. E gli dico: ma come, tu sei un leader di cellula e vieni davanti quando c'è la chiamata della salvezza? Ma questo è imbarazzante, sei un leader di cellula. Ma alle volte i credenti non sono sicuri della loro salvezza. Oggi forse tu dici: io credo in Gesù ma non sono sicuro della salvezza. Allora mettiti in ginocchio e di Dio, mostrami, perché quando lo Spirito Santo ti colpisce tu sai che sei salvato, perché mette un sigillo, hai una sicurezza, è un'esperienza, non è semplicemente una deduzione. E dici: vabbè, credo, per questo so che sono salvato. Allora, certo, tu lo puoi sapere così dalla parola di Dio e impararlo, imparare questa verità, ma c'è un altro modo in cui lo Spirito Santo testimonia direttamente al tuo spirito che tu sei nato di nuovo e lo conferma, ti conferma nella fede, ti stabilisce nella fede. E il tempo passato alla presenza di Dio non è mai perduto, perché quando ti alzi tu dici: io so in cui ho creduto e sono nato di nuovo e sono stato trasportato dalle tenebre alla luce e adesso vivo per Cristo. Quindi Paolo dice:
perché deve confrontare l'abuso dei loro doni spirituali. Ma dice, beh, intanto è bello che i doni dello Spirito siano manifestati in mezzo a voi. So che come leader alle volte devo fermarmi per capire bene qual è quella profezia e devo correggere dove viene quella profezia, ma alle volte devo fare attenzione anch'io nel confrontare gli altri. Prima di tutto devo dire grazie a Dio che quella persona è battezzata nello Spirito Santo, grazie a quella Dio quella persona parla in lingue, grazie che quella persona sta usando i doni dello Spirito mentre troppe persone sono troppo paurosi per farlo. Paolo dice i doni spirituali sono manifestati in mezzo a voi, in particolare parlare in lingue, parole di conoscenza, e loro manifestavano il parlare in lingue, e lui dopo deve correggere questo perché abusavano questi doni. Ma io preferisco avere qualcosa da correggere piuttosto che avere qualcuno che non fa mai niente. Manifestare doni spirituali, e nelle cellule sei aiutato a fare questo meglio. E ci sarà qualcuno ad aiutarti. Quando hai parole di conoscenza, questi a Corinto profetizzavano, parlavano in lingue, interpretavano le lingue, parole di conoscenza, molte cose belle succedevano, ma c'era anche dell'immaturità carnale che ci dice che i doni dello Spirito, e alle volte noi vediamo un miracolo, e noi guardiamo allo strumento che è stato usato e diciamo, ma come è possibile che quella persona sia usata da Dio? C'era anni fa un uomo usato qui a Londra da Dio per grandi miracoli e segni, ma non voglio fare dei nomi, ma la sua vita. Oh no, no. E dicevo, ma Dio, come puoi usare un uomo così? Come puoi fare questo? Ed è ovviamente la grazia di Dio. I doni spirituali non sono un segno di maturità, ma sono manifestazioni dello Spirito Santo. Quindi noi non misuriamo la nostra spiritualità da come parliamo in lingua, da quanti miracoli facciamo. Noi misuriamo la nostra spiritualità da quanto Gesù è formato nella nostra vita. E nel verso 6 e 8 lui dice: nella testimonianza di Cristo che è stata confermata tra voi, il quale vi confermerà fino alla fine affinché siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. Nel verso 9 dice: fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Un gruppo di scalatori stavano cercando delle nuove flora sulle Alpi e a un certo punto, proprio in una posizione molto pericolosa, si è trovato questo fiore e loro dovevano prenderlo perché era molto raro e dovevano studiarlo. E allora hanno chiesto al più giovane di loro, hanno detto, noi ti leghiamo e ti facciamo scendere e poi tu potrai prendere quel fiore. E il giovane è sparito, poi è tornato con una persona anziana e ha detto, va bene, io scendo solamente se lui mi terrà la corda. Dice, perché? Perché lui è mio papà. Ecco come noi sappiamo. Lui tiene la nostra vita. E tu potresti trovarti nella situazione più pericolosa, il posto più pericoloso, ma quando tuo padre tiene la corda non ti lascerà mai andare. Quindi Dio che ci ha stabilito, ci ha confermato, è il Dio che ci tratterrà attraverso la sua grazia fino alla fine, la fine benedetta. Nel frattempo aspettiamo. C'è
un modo buono di aspettare. A me non piace aspettare. Se devo aspettare un autobus, mi stanco ad aspettare e cammino alla prossima fermata. Quando sono a metà fra le due fermate, l'autobus passa. Ma noi dobbiamo aspettare la rivelazione di Cristo Gesù e noi non camminiamo per visione naturale, ma per fede. Quando lui tornerà, sarà manifestato in tutta la sua grazia e noi cresciamo nella nostra fede e Dio ci sostiene e facendoci crescere nella grazia, nella fede. Noi aspettiamo con certezza, con aspettativa che niente sarà perduto e quando Cristo tornerà saremo come lui e lo vedremo così come lui è. Paolo dice: la grazia ha preso così forte la vostra vita che quando Gesù tornerà voi sarete trovati senza colpa e senza condanna nella presenza di Cristo Gesù. E questa è una medicina e non è disponibile in farmacia, non è disponibile se non dalla maestà di Dio, dalla sua farmacia. È medicina per la tua anima, così che dovunque vai, importa quante volte sei caduto e hai sbagliato, quante volte puoi dire di aver fallito, tu mai, mai puoi dubitare questa cosa, tu ce la farai e sarai senza colpa. Il sangue di Gesù ci pulisce continuamente, ci lava e quando Gesù apparirà saremo senza colpa. Perché il sangue di Gesù non perde mai la sua potenza. Questo è meraviglioso. In 1 Tessalonicesi 5, leggiamo: ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili, senza colpa. Per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Che preghiera meravigliosa! Ma c'è più di una preghiera qui. Leggiamo anche il verso 24: c'è una promessa. Fedele è colui che vi chiama e farà anche questo. Meraviglioso. La grazia ha preso la tua vita. Il Dio della grazia non ti lascerà mai andare. La garanzia è che quando Gesù ritorna, il tuo spirito, anima e corpo sarà senza colpa, irreprensibile. Un corpo irreprensibile è un corpo in cui non c'è più peccato, perché è stato rimosso completamente. Fino a quel tempo dobbiamo combattere contro la carne, ma a quel momento la carne sarà rimossa. E tutto il peccato sarà rimosso e noi saremo perfetti nel nostro corpo di risurrezione. Perché? Perché Dio è fedele. Questo è quello che l'Apostolo Paolo ci dice in 1 Corinzi 1:9, che Dio è fedele. Fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. E mentre meditavo, ho osservato la parola comunione. Ecco la risposta. La morsa della grazia non è semplicemente una corda, ma è l'abbraccio di una persona. Perché quella persona è Gesù. Gesù è la grazia di Dio. Quello che dice, mentre voi siete in comunione con Gesù, ecco dove risiede la vostra sicurezza. Non importa quante volte tu cadi, e il diavolo sicuramente ti accusa, o forse anche i fratelli e le sorelle forse ti accusano e ti denunciano. Vi è già successo? Non dobbiamo dire amen perché non siamo d'accordo su questo, ma purtroppo succede. Ma quando sei tra le braccia di Cristo, l'abbraccio della grazia di Cristo, potenza è messa nella tua vita e quella comunione con Gesù è la chiave. Ancora una storia.
Possiamo condividere. Un insegnante della Bibbia, F. Meyer, scrive di due turisti tedeschi che volevano scalare una montagna. Per essere sicuri, hanno preso tre guide per scalare quella montagna. E mentre salivano, si sono legati assieme. Davanti c'era una guida, quindi c'era un turista, quindi un'altra guida, l'altro turista e un'altra guida. Quindi cinque uomini, due turisti e tre guide. E mentre salivano, l'ultimo uomo della linea è scivolato ed era legato alla corda e quindi ha trascinato anche l'altra persona. E poi il terzo, il quarto, ma il primo, quello che stava davanti, non è scivolato perché aveva messo un chiodo dentro il ghiaccio e quel chiodo è rimasto fermo. Così loro sono riusciti a riprendersi e a continuare a camminare. E Meyer dice: anch'io sono come uno di quelli che è scivolato, ma perché la mia sicurezza è in Cristo Gesù e lui ha già raggiunto una posizione di salvezza che non può essere rotta, spezzata, allora posso riprendermi. E riprendere i miei passi. E così è l'incoraggiamento che questo verso ci dà, perché Gesù è andato davanti. In Ebrei è scritto che lui è l'autore e colui che finisce la nostra fede. Lui ha pagato la via, lui è andato avanti. E perché lui è sicuro in chi lui è, in quello che lui ha raggiunto, allora la nostra sicurezza riposa in lui. E quindi noi non cadiamo senza poter essere ripresi, recuperati. Se tu ti stai tenendo alla corna e hai perso la presa, allora ricordati che lui non scivola e lui ti terrà e ti sosterrà e ti rimetterà in piedi per continuare il cammino. Forse quest'anno tu stai dicendo: voglio camminare insieme con te, Gesù, voglio seguirti senza paura, senza preoccuparmi se ce la farò o no. E perché siamo tutti probabilmente d'accordo che non possiamo arrivare là se dipendesse da me o da te. Non c'è niente in me che può garantire che io non posso cadere o mancare, ma non dipende da me, dipende da Cristo in me, non dipende da quello che io posso fare, ma quello che Cristo ha fatto in me. E lo stesso si applica ad ognuno di noi e di voi. E diamo lode a Gesù. Grazie, Signore. Prima di concludere, preghiamo. Padre, ti ringraziamo per la grazia che è in Cristo Gesù e la grazia che è Cristo Gesù. Grazie per il sangue di Cristo Gesù, che non perde mai la sua potenza e continua a lavarci, a purificarci. E anche se noi scivoliamo e ci sono momenti in cui possiamo sentirci che stiamo perdendo tutto, ma tu non perdi mai perché tu hai vinto per sempre e la vittoria è sicura nella morsa della grazia con cui tu ci tieni, ci trattieni. Grazie, Signore, che mentre confrontiamo le cose nella nostra vita che non sono consistenti con quello che tu hai per noi, dacci la grazia che possiamo continuare ad andare avanti di vittoria in vittoria, di gloria in gloria e da grazia a grazia in Cristo Gesù. Amen. Dio benedica.